Termina anche quest'anno la 15ª edizione del concorso internazionale dei Madonnari, un grande successo, migliaia di turisti che si sono accalcati hanno cera superiore per osservare questi artisti all'opera per la strada della città. Abbiamo anche raccolto qualche anticipazione sul tema della prossima edizione, anche un'interessante novità, ovvero la costituzione di una nuova scuola per Madonnari interamente dedicata a quest'arte. È stata una bella festa in tutti i suoi aspetti, per la comunità innanzitutto che l'ha preparata, perché si rafforza sempre nella comunione, anche nella condivisione di questi momenti, penso per le persone che sono venute, tantissime persone, e quindi la folla ha onorato anche il lavoro che abbiamo fatto, e per il concorso dei Madonnari, alta la qualità, un'internazionalità molto forte, e questo ci fa crescere insomma, nel concorso e nell'incisività nella città. L'anno prossimo saranno 400 anni della costruzione della nostra chiesa, che è del 1614, quindi pensiamo di proporre come tema la Madonna di Costantinopoli, non Maria Santissima in genere, ma proprio il culto alla Madonna di Costantinopoli. Vedremo che cosa riusciranno a realizzare. Quest'anno con il FIEM cercheremo di organizzare la scuola per i Madonnari, quindi chissà disegnare, okay. Chi è già un artista ma non conosce bene la tecnica dei Madonnari potrebbe impararla quest'anno e perché no cimentarsi già nel prossimo concorso.